Le ultime immagini del Consiglio regionale nel 2021 sono quelle dell'approvazione della manovra finanziaria. Ne abbiamo parlato ampiamente una settimana fa a caldo. Vedremo oggi il significato politico di quel voto. Cosa ci aspetta adesso nel nuovo anno? Intanto, e diventerà argomento centrale, la scelta dei tre grandi elettori regionali del Presidente della Repubblica. In questi giorni comincia l'iter formale. Ma i capigruppo in questa nostra trasmissione elencheranno ai telespettatori di Granducato le loro priorità per il 2021. 22. Sanità, lavoro, politiche sociali sono tra gli argomenti più citati. I premi per l'innovazione e per il comunicatore dell'anno, anzi una comunicatrice in questo caso, svelano il volto bello e moderno della Toscana. Conosceremo da vicino i vincitori. Faremo anche una rapida sintesi di tutte le decisioni e i momenti più importanti del Consiglio regionale in questo 2021 che ci lascia. Guardiamo oltre l'anno che finisce, ai primi impegni a cui il Consiglio regionale dovrà dare risposte fin dai primi giorni dell'anno nuovo. Ce n'è uno istituzionale, importantissimo, la scelta dei grandi elettori toscani del Presidente della Repubblica. Ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni di approfondimento, anche ricordando come la volta scorsa, nel 2015, furono scelti all'interno del Consiglio il Presidente della Giunta Enrico Rossi, la Vicepresidente del Consiglio stesso Lucia De Robertis e per l'opposizione Stefania Fuscani. La prassi è sempre andata nel senso che ora veniva descritto, cioè che si eleggono tre consiglieri regionali, normalmente il presidente della regione, poi un altro membro della maggioranza e un membro delle opposizioni. Perché la Costituzione, l'unico criterio che pone è che bisogna, nella scelta dei tre, rappresentare anche le minoranze. Quindi normalmente si è inteso due della maggioranza politica o di quella che sostiene, diciamo, la giunta e il tanto la terza. Le regioni sono a maggioranza variabile, quindi si articola. E si sono scelte all'interno. Poi però c'è tutto il resto, la pandemia che non arretra, anzi in queste ultime settimane diventa molto più aggressiva, la crisi economica e sociale che ne deriva, le difficoltà nuove e impreviste per tante famiglie e imprese. Così abbiamo chiesto ai capigruppo di indicarci la loro direzione. Partiamo da Vincenzo Ceccarelli, che guida appunto il gruppo più numeroso, quello del PD. Ma il Consiglio riparte da dove siamo arrivati, dall'approvazione di un bilancio importante e poi con tutti quelli che saranno gli atti che serviranno per l'attuazione di questo bilancio e miglioramenti normativi che saranno necessari per quelle che sono le priorità che erano state della campagna elettorale e che dopo un anno ancora permangono, vale a dire la salute e il lavoro. Sono nel centrodestra gli altri gruppi con più consiglieri. Ecco allora i punti principali secondo Montemagni, Lega e Torselli, Fratelli d'Italia. Assolutamente sanità, sociale, ambiente, perché sappiamo di essere ancora molto indietro e crediamo che comunque, insomma, soprattutto sul piano rifiuti lo aspettiamo ormai da più di una legislatura e siamo estremamente indietro e i cittadini pagano fior fior di tariffe per quanto riguarda i rifiuti anche rispetto alle altre regioni d'Italia. Dobbiamo pensare di lavorare anche su tutto quello che è il mondo del lavoro, lo sviluppo del territorio. Abbiamo una regione che è bellissima, ma che se non riusciamo a valorizzarla e se non riusciamo ad attrarre anche dall'estero tutti i capitali, tutte quelle aziende che possono venire a investire da noi creando posti di lavoro, ovviamente avremo difficoltà a ripartire. Questo si fa anche sviluppando le infrastrutture, perché la regione toscana è una regione molto grande, ma spesso ha delle infrastrutture che sono vecchie di 100 anni. Per noi i temi sono gli stessi, quindi abbiamo sempre citato turismo, aiuti al settore del turismo, aiuti allo sviluppo economico, tema del sociale, vicinanza a chi ha bisogno e soprattutto occupazione e lavoro, perché senza occupazione e lavoro non si riparte. Sono, guarda caso, le quattro aree su cui questo bilancio fa i tagli lineari. Cioè questo bilancio a queste quattro aree taglia. Se questi sono i presupposti facciamo una lotteria, prendiamo un sacco della tombola, tiriamo su un argomento, tutti vanno bene, visto che questo bilancio fondamentalmente rimane un libro bianco da scrivere passo dopo passo. Il terzo schieramento è quello rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Quali priorità subito all'inizio del 2022? Di rafforzare la sanità territoriale.
perché sì, è vero che il Covid ha profondamente destabilizzato tutto quello che è l'impianto della nostra struttura regionale, è vero anche che sono emerse anche quelle criticità che noi denunciavamo che sarebbero avvenute quando venne fatta la grande riforma del 2015. La distruzione, quello che c'è stato della sanità territoriale, ha molto inficiato sicuramente anche l'attività ospedaliera. Quindi riteniamo che si debba investire molto su questo, sulle nuove assunzioni, sul ripristinare una sanità territoriale degna di questo nome, quindi che sia in grado di seguire il paziente fuori dal momento critico, che è quello invece ospedaliero, che dovrebbe essere riservato temporalmente soltanto a una fase molto breve di tutta l'assistenza. E poi la scuola, e poi l'ambiente, ci sono molti settori che secondo me hanno bisogno di essere potenziati. La sanità è uno di quelli su cui bisogna fare una particolare attenzione. Ancora due gruppi, uno di maggioranza, l'altro di opposizione, Italia Viva e Forza Italia. È evidente che dovremo serrare i ritmi rispetto alle nuove programmazioni. Proprio oggi abbiamo discusso sui nuovi progetti che verranno finanziati, penso per quanto riguarda l'edilizia scolastica, penso alle risorse che in questo bilancio inseriremo per tutti quei progetti che invece sono fermi perché c'è stato l'aumento delle materie prime, penso a tante questioni che possono ovviamente partire subito, come le progettazioni dei comuni rispetto ai loro progetti, e quindi servirà poi dare una semplificazione, penso, della normativa urbanistica. Noi chiederemo una votazione della discussione della nostra legge che semplifica l'urbanistica nei comuni, cioè fare tutte quelle cose propedeutiche che favoriscono la ripresa economica. Noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visione. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana. E ancora una volta, a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. La maratona di due giorni e due serate in Consiglio regionale a pochi giorni dal Natale ha chiuso la discussione e il voto sulla manovra finanziaria in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio che avrebbe imposto limiti grandi alle possibilità di spesa. Ma sono molto contento, devo dire che vi erano state anche discussioni comprensibili fra i partiti sui giornali, ma l'esito del voto il 22 di dicembre, quindi ancora con alcuni giorni davanti per arrivare al 31 di dicembre, quindi a testimonianza di una serenità, di clima e di costruttività che si è determinato, su cui io ringrazio maggioranza, opposizione, mi ha dato molta soddisfazione. Un bilancio che, se lo dobbiamo definire in poche espressioni, è nella sua parte corrente un bilancio sobrio, perché è il momento di non esagerare nelle spese, ma invece di mantenere un contenimento, non tagli, ma sobrio, e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forte capacità di investimenti. Sul nostro sito e sul nuovo portale del Consiglio regionale della Toscana c'è tutta la nostra ultima puntata speciale con le prese di posizione di ogni gruppo e con tutte le indicazioni per comprendere il bilancio. Ora vogliamo analizzare brevemente alcuni aspetti un po' più politici. Intanto la tenuta della maggioranza. Credo che sia scattato quello che è una fisiologica dinamica, per cui c'è una proposta, come avviene a tutti i livelli, compreso il bilancio dello Stato, e poi c'è comunque una riflessione e delle proposte che sono state fatte, in questo caso dal PD e complessivamente dalla maggioranza, tese a migliorare questa manovra, a mettere questo bilancio nelle condizioni di rispondere di più e meglio alle esigenze dei territori della Toscana e delle comunità toscane, che sono state accolte dalla Giunta, e questo ovviamente a noi fa molto piacere. Sì, il dato politico di queste ore è che la maggioranza è compatta, che Partito Democratico e Italia Viva hanno trovato sintesi unitaria sugli emendamenti, anche con la Giunta. Questo è l'atto più importante politicamente, il bilancio, la maggioranza è trovata unita e credo che questo sia positivo, quindi non c'è un distinguo. Non si concretizza invece l'asse con il Movimento 5 Stelle, almeno qui è apparso evidente anche in questa ultima discussione, nonostante qualche punto di contatto tra i 5 Stelle e il PD ci sia stato.
quando si lavora sui temi, nell'interesse delle persone e di un territorio, il dialogo è più facile e soprattutto si riescono a trovare molti punti di contatto e si riesce a lavorare bene nell'interesse di tutti e al di là da quelle che sono le dinamiche dei partiti o dei movimenti. Purtroppo questa è una cosa che avviene ancora in maniera del tutto delegata alla buona volontà e soprattutto alla correttezza, alla lealtà delle persone. Salda si mostra la coalizione di centrodestra, soprattutto quando si parla delle questioni di bilancio e dei settori a cui destinare le risorse più grandi. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. A più di un anno ormai dal voto si mostra compatta l'intesa tra quelle che restano comunque le forze maggiori di questa coalizione, accomunate ancora di più dopo l'ultima votazione in aula di questo 2021. Se questo è il modo di affrontare il bilancio, va bene che il Presidente Gianni ha detto che il bilancio di quest'anno è un bilancio in itinere. A questo più che un bilancio in itinere mi sembra un baraccone in itinere, perché questo è tutto tranne che un bilancio. Così non si può lavorare, non è giusto, non è giusto nei confronti della democrazia soprattutto, perché democrazia significa partecipazione e se i consiglieri non possono partecipare perché la Giunta continua imperterrita a accumulare ritardi su ritardi senza darci la possibilità di poter intervenire o anche di fare delle proposte, per noi questa non è democrazia. Qui si parla di altro. Un anno del Consiglio regionale in 3 minuti, ci proviamo. A gennaio siamo ancora nella fase più critica della seconda ondata, la più devastante per la nostra regione. Riaprono comunque le scuole, si intensifica la campagna vaccinale, ma nascono anche molte polemiche sulle priorità d'accesso. A gennaio nasce anche una nuova commissione, quella per le aree interne, un segnale per una parte di Toscana grande e diffusa, ma che soffre, come nel resto d'Italia, del taglio di alcuni servizi. Si concretizzano, grazie ai risparmi del Consiglio regionale, altri aiuti alle categorie non ancora interessate dai provvedimenti della Giunta. A febbraio il tema principale resta quello dei vaccini. Intanto a Roma nasce un nuovo governo, il terzo della legislatura. Lo guida Mario Draghi. Si aggiorna anche il DEF regionale, il documento di economia e finanza prevede investimenti per 1,6 miliardi. A fine mese si ricorda il primo caso di Covid in Toscana, avvenuto esattamente un anno prima. A marzo arrivano ristori per i maestri di sci e per le proloco duramente piegate dallo stop dell'attività. Si parla in una seduta apposita anche del futuro del Monte dei Paschi, la banca della Toscana. Nella giornata dell'8 marzo vengono premiate alcune eccellenze in rosa della nostra regione sui vaccini agli anziani, più a rischio. Ci sono però dei ritardi rispetto ad altre regioni e proseguono così le polemiche. Polemiche che ad aprile approdano in una seduta speciale del Consiglio regionale in cui dalle opposizioni parte la richiesta di una commissione speciale. Non entrerà mai in azione, sarà sostituita di fatto da una commissione d'inchiesta su questo tema, che è ancora attiva. Il Consiglio ricorda poi la tragedia del Moby Prince, che è ancora senza verità, ma è a fine mese che esplode una vicenda che condizionerà da questo punto il dibattito politico. È l'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose ed è legata allo smaltimento degli scarti conciari a Santa Croce nel comprensorio del Cuoio. Maggio comincia con la festa del lavoro e dei lavoratori e purtroppo prosegue l'escalation delle morti sul lavoro, una tragedia infinita a cui non si riesce a porre un freno. La Toscana però intanto vara la prima legge a tutela dei rider. Sui vaccini recuperiamo terreno, miglioriamo la nostra performance, come riconosce il generale Figliuolo in visita in Toscana. Dal Consiglio regionale parte poi un percorso partecipativo per arrivare agli stati generali della salute. Per il 2 giugno, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, viene promossa la diffusione del testo della Costituzione nelle scuole superiori. Si ricorda anche il 25esimo anniversario dell'alluvione in Versilia, che nelle ultime settimane viene poi celebrata in un libro fotografico. Si insedia la nuova commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana e nasce una cabina di regia per i fondi del piano di ripresa e resilienza. Siamo a luglio, non c'è più il coprifuoco notturno, riscopriamo una libertà dimenticata, riparte anche il turismo. C'è attenzione ad una delle strade più trafficate e importanti della Toscana, la Firenze-Pisa-Livorno. Il presidente Gianni pensa ad una nuova forma di gestione attraverso una società creata ad hoc dopo le frane e le continue interruzioni. Esplode anche il caso GKN. Gli operai vengono licenziati con un messaggio, con un'email, dopo un braccio di ferro lungo diversi mesi. Adesso c'è stato un passaggio di proprietà con rinnovate speranze per tutti i 400 lavoratori. Via libera dell'aula al DEF.
ma non alla riforma dello statuto e neppure alle nuove regole per le case popolari. Sono decisioni che il Consiglio comincia a prendere a settembre, il mese che precede le elezioni comunali. Subito c'è il via libera alla legge più discussa dell'anno, quella che riforma la graduatoria per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si trascinava da molte settimane, PD e Fratelli d'Italia avevano trovato già a luglio l'intesa su un emendamento di compromesso, diciamo così, ma la Lega non c'è stata e la votazione finale è avvenuta solo a settembre. Tutto il Consiglio si esprime a favore adesso di una legge contro le delocalizzazioni selvagge, questione emersa con forza dopo il caso GKN. A ottobre si agisce anche sullo statuto, in prima lettura c'è la riforma nella parte che prevede un nuovo sottosegretario della Giunta e l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a 7 membri. A San Rossore si inaugura una sede decentrata del Consiglio e lì arriva anche il Presidente della Repubblica a 10 anni dal varo del progetto Giovani Sì. Si guarda all'Europa non solo per il recovery plan, ma soprattutto adesso per la programmazione nuova dei fondi comunitari. Proprio ad ottobre questo Consiglio compie un anno, l'ufficio di presidenza illustra i risultati in un incontro con i giornalisti. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi i membri dell'ufficio di presidenza, i capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Noi come ufficio di presidenza abbiamo provato lì dove la Giunta non ce la faceva anche a sostenere, penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge, anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo questa idea su cui stiamo lavorando di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. Qualche numero, 54 sedute in un anno, con una presenza dei consiglieri intorno al 96%, e poi 72 proposte di legge discusse, una statutaria, 46 votate e approvate, 131 le proposte di deliberazione, quasi tutte votate, 117 approvate, 414 mozioni presentate, 192 quelle approvate, 115 le risoluzioni, 55 approvate, 98 ordini del giorno votati, 55 hanno avuto la maggioranza. Tutte le commissioni hanno svolto 254 sedute nel complesso, 189 sono state quelle telematiche, 65 in presenza, infine 165 audizioni con 601 soggetti invitati e 4 consultazioni. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente e aperta, ecco, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati delle nostre attività. Ecco, ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più il lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni. Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che io ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consiliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distinguo dei ruoli, quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti, penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione e l'importanza e il sostegno al nostro Presidente e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli iter legislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Lo spettro di nuove tasse per arginare il disavanzo nella sanità agita le acque nella prima seduta di novembre, almeno per il momento però le imposte regionali restano invariate. La festa della Toscana quest'anno ha avuto un programma molto articolato ed è cominciata a Cascina per riflettere sulla pena di morte proprio sulla tomba di un cittadino americano giustiziato, confortato dagli studenti di questo comune toscano negli ultimi mesi della sua vita. Poi la seduta solenne a Firenze, il corteo storico e l'illuminazione dei
dei monumenti in bianco e rosso. Veniamo alle ultime settimane, quelle di dicembre, segnate già dall'impennata dei casi di Covid. L'attività del Consiglio si caratterizza soprattutto per la discussione sugli atti di bilancio in attesa della prima corposa variazione che ci sarà a febbraio-marzo. Sono stati giorni intensi anche per le tante attività che si sono svolte qui a Palazzo del Pegaso. Agnese Pini dirige La Nazione dall'estate 2019, alla guida dello storico giornale fiorentino e toscano, l'ha profondamente rinnovato, e il Corecom della Toscana adesso le dà il premio comunicatore, comunicatrice ovviamente, dell'anno. Quest'anno ci sembrava giusto premiare Agnese Pini, giovane, giovanissima direttrice del giornale più storico della nostra Toscana, della Nazione, che dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle 100 donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una toscana, una giornalista di questo talento, avesse anche il riconoscimento del Corecom della Toscana. La scelta convince il presidente del Consiglio regionale, che parla anche del ruolo dell'informazione in momenti come questi. Ma io sono davvero orgoglioso di poter premiare Agnese Pini, una donna impegnata, una donna che sta cambiando anche il modo di fare comunicazione. Credo il Corecom abbia fatto una scelta davvero giusta. Oggi bisogna investire molto sull'informazione, in un tempo in cui le fake news corrono veloci sulla rete, avere qualcuno che in maniera critica riesce a dare punti di vista anche diversi aiuta la democrazia. Credo che noi dobbiamo investire sempre di più per sostenere il servizio pubblico locale a livello delle capacità delle emittenti locali, dei giornali locali, di esprimere un pensiero critico. Aiuta la politica e aiuta i cittadini. Ed eccola la direttrice Pini che saluta i ragazzi del Machiavelli di Firenze, a loro volta redattori del giornale della scuola, e poi commenta con soddisfazione il suo premio, insistendo molto sulla necessità di aumentare il legame con la gente, con la comunità dei lettori. Per quello che mi torna indietro, insomma, mi sembra che si sia creato quel dialogo che è necessario per un, soprattutto per un quotidiano del territorio, quindi un quotidiano così legato alle città, alla loro storia, alla loro gente. Il dialogo, la comunicazione tra il giornale e il cittadino, il giornale e il lettore, è fondamentale. Da un mese più o meno abbiamo inaugurato una nuova rubrica che esce proprio a pagina 1 e a pagina 2 del quotidiano, quindi ha una grande importanza, il posto d'onore, che è proprio legata al dialogo tra giornale e lettori. Nella stessa giornata c'è stata la cerimonia del Premio Innovazione Toscana che il Consiglio regionale organizza insieme a Confindustria. Ecco i vincitori: Blue Biloba per il progetto Forest Sharing, una piattaforma per la gestione forestale condivisa nella categoria Startup Innovative. Ingeniars per il progetto di telemedicina che utilizza le tecnologie satellitari nella categoria Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale. Per i brevetti il primo premio va a Licord per il progetto che crea un dispositivo per il consolidamento e la protezione sismica dei edifici in muratura. Infine il premio per la sostenibilità ambientale vinto da Siena Bioactive per il riutilizzo di scarti delle produzioni agricole e forestali. La tematica prevalente è stata quella che veramente ci proietta verso il futuro e anche verso il presente, quindi la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità, che sono stati centrali in tutti i progetti finanziati e anche presentati. Quindi un ottimo risultato che ci dà speranze in un momento sicuramente delicato di recrudescenza dei contagi, per andare avanti e per dire che l'innovazione va veramente protetta, va sostenuta e va sicuramente premiata, come facciamo oggi con questa iniziativa. Su questo punto focalizza il suo commento anche il presidente del Consiglio regionale, che prima di questa esperienza politica e istituzionale, lo ricordiamo, era un imprenditore digitale. Sappiamo benissimo che questo non è il premio economico ad avere maggiore significato, ma è la strada da perseguire, il sentire le istituzioni vicine, il sentire le istituzioni attente alle istanze che arrivano da chi fa ricerca e da chi cerca di costruire un mondo migliore. Sono contento che i temi trattati dalla transizione digitale ai temi della transizione ambientale siano al centro anche di questo lavoro, perché la Toscana che vogliamo costruire nel futuro è una terra che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, dalla qualità delle sue imprese che ogni giorno operano, ma cerca di costruire una strada nuova per anticipare il progresso.
o la politica ha la capacità di anticipare il progresso, di segnarne la strada, oppure rischia di subirla. Molto soddisfatto anche il presidente di Confindustria Toscana. Abbiamo scoperto che c'è anche in questa nostra Toscana tanta voglia di fare ricerca, raggiungere obiettivi concreti, addirittura qualcheduno è arrivato anche a fare un progetto definitivo da mettere a terra. Quindi siamo veramente contenti e orgogliosi di poter oggi qui premiare coloro che hanno vinto nelle loro varie categorie. È tutto per questa puntata, l'ultima del 2021. Ci rivedremo molto presto su Telegram Ducato a partire da venerdì 14 gennaio, anche nel 2022. Come facciamo da 20 anni, seguiremo passo per passo tutti i lavori del Consiglio regionale. Buon anno nuovo a tutti!